Presenta Pentalux, che è la favorita della corsa. Si ritrae dall'ala Michele Aracca con Iperrock al pari di Roberto Vecchione e di Enrico Bellè. Martina Griff per il comando, ma a largo scatta subito Ne Pentalux. Dall'esterno Ne Pentalux attacca e scavalca Martina Griff in terza posizione Louvre. Martina Griff prova a resistere a Ne Pentalux. Incertezza per Martina Griff, in terza posizione Louvre, 13 netto il lancio, in quarta posizione c'è Nova di Guondio, in quinta Nicolas Cage. Si esce dalla piegata con Ne Pentalux leader. Ne Pentalux comanda avanti a Martina Griff, in terza posizione rimane Louvre, quarto iniziale in 28 e 7, alla media di 1,11 e 8. Filandiara davanti alle tribune, con Pentalux a precedere Martina Griff, Louvre, Nobody Want You, Nicolas Cage, Iperrock. 43,7 per i 600, seconda e penultima piegata con Ne Pentalux all'avanguardia. Ne Pentalux comanda nei confronti di Martina Griff, in terza posizione Louvre, così per il paletto di metà corsa, 31,2 il secondo quarto, 59,9 di 800 alla media di 15 scarso. Ora sposta dal gruppo Nobody, sposta Nicolas Cage, sopra l'anticipo di Perrock, a sua volta anticipato da Louvre. Ne Pentalux in vantaggio dopo il giro completato in 14,9. Ne Pentalux all'avanguardia, poi Louvre secondo all'esterno di Martina Griff, più a largo. Sta migliorando anche Iperrock, completamento della piegata dopo terzo quarto in 29,1, ingresso addirittura con Ne Pentalux in vantaggio avanti a Martina Griff, poi Louvre, Ne Pentalux avanti a Louvre, c'è in recupero anche Nicolas Cage, lo scatto di Louvre di Nicolas Cage, Louvre, Ne Pentalux, Iperrock. Questo è il passaggio al traguardo col quarto finale in 28,2, il tempo totale di 1,57,2 e la media al chilometro di 1,13,3. L'affondo sprint di Nicolas Cage e Roberto Vecchione, che non rientravano fra i favoriti, totalizzatore che paga 12,41. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon proseguimento di serata. Un saluto in studio a Rolando Luzzi e Stefano Luciani, l'appuntamento. Per tutti con l'Ippica Targata Torino e per domenica.